Buonasera a tutti amici di TVL Sport TVL, la settima giornata di campionato e alla Palaterme è arrivata la corazzata Paffoni Omegna, formazione di tutto rilievo, sicuramente una delle grandi favorite per cercare quella promozione da due che la società piemontese cerca ormai da svariate stagioni, e anche stavolta per questa occasione ha presentato e presenta una squadra di tutto rispetto, allenata da Giorgio Salvemini, che ha preso il posto di Ghizzinardi. Salvemini che al Palaterme, col Palaterme non ha un gran bel rapporto, visto che negli ultimi due anni ha perso 4 partite su 4, fallendo con San Severo la promozione in A2, promozione che poi San Severo ha ottenuto tramite ripescaggio quest'estate. Innanzitutto un saluto va a Matteo Bacillini, che stasera non è qui con me, fermato da impegni familiari ben più importanti. Quintetto in campo per Montecatini, c'è la promozione quintetto di Leonardo Cipriani e di Paolo Zanini, che sono insieme a Mercante, al capitano e a Miloš Divac, quindi Mercante e Vita in panchina, scelta di coach Alberto Tonfoni, mentre Omegna in campo con il numero 11 D'Alessandro, il 14 Balanzoni, il 5 Alessandro Grande, poi abbiamo il numero 8 Scali e il numero 12 Aragoni, che è il capitano. Vediamo che si inizierà fra qualche minuto per via di un problema ai 24 secondi. Possiamo iniziare agli ordini dei signori Bernassola e Marcelli. Saltano Balanzoni e Paolo Zanini, no scusate, e Mercante, che è in quintetto, mi sono sbagliato prima. Quindi in quintetto non ci sono Galli e Vita, mentre il primo canestro è di Balanzoni. Cipriani in palleggio, poi Divac, arriva Meini marcato da Grande, c'è subito il cambio sul blocco, Divac approfitta del mismatch, va a tirare, sbaglia, però probabilmente c'era un fallo, rimbalzo per Omegna, Montecatini si mette subito a zona, Grande da 3 punti, prova a punirla, sbaglia, il rimbalzo è di Divac,
subito contropiede Meni per Mercante. Zanini ribalta, un pallone troppo alto e praticamente imprendibile per Cipriani. Abbiamo Balanzoni contro Zanini, sbaglia, rimbalzo di Zanini. Meini va dentro, arresto tiro, il capitano mette dentro i primi due punti per Montecatini. Due pari, giocato un minuto e venti questa partita della settima giornata, da una parte Omegna che è seconda, Montecatini ultima, zero punti. Arrigoni sbaglia, c'è fallo, rimbalzo non fischiato di Balanzoni, poi tiro da tre punti di Guido Scali, sbaglia il rimbalzo di Zanini. Ora Meini. Meini per Mercante, che finta il tiro da tre punti, marcato da D'Alessandro, che è uno dei migliori difensori a disposizione di Salvemini. Meini triplicato, poi Mercante, ora il tiro se lo prende, cortissimo. Rimbalzo di Grande. Arrigoni contro Divaz, sfida da numeri 12, poi Balanzoni marcato da Meini, ribalta per Grande che non tira da tre punti, va dentro, si crea lo spazio, canestro e fallo, fallo di Mercante. Libero aggiuntivo in arrivo per Alessandro Grande. Sbaglia il libero, ancora il rimbalzo di Zanini, dovrebbe essere il terzo della sua partita. Il capitano spinge la transizione, Zanini ribalta per Cipriani, che però poi c'è il fallo in attacco di Zanini. Blocco un po' troppo in movimento per Paolino. Ancora zona 3-2 per Montecatini, con Cipriani che poi segue a uomo il giocatore della sua zona. Fallo di Meini su Balanzoni, che ha preso post, palla in post alto, cercato la penetrazione. Secondo fallo di squadra per i rossoblù, anzi terzo, scusate. Arrigoni dal lato, dall'angolo sbaglia, Balanzoni salta in testa a Cipriani, Cipriani è costretto al fallo, Balanzoni in lunetta con due liberi, la differenza fisica al rimbalzo è imbarazzante a favore di Omegna. Montecatini già finito il bonus dopo neanche tre minuti del primo quarto. Balanzoni sbaglia il primo libero. Zero su due, Arrigoni non riesce a, D'Alessandro scusate, non riesce a controllare il rimbalzo. Occasione sprecata per Omegna, Montecatini è a soli due punti, 4-2. D'Alessandro marca Meini a tutto campo, il capitano supera adesso la linea mediana. Sono rimasti 15 secondi per l'azione. Esce Zanini, scambia con Meini. Meini si crea spazio per il tiro, viene stoppato, rimbalza in attacco per Zanini che serve Cipriani, che si arresta, tira e realizza un bel canestro Leo Cipriani, 4 pari. Grande riceve da D'Alessandro, ancora D'Alessandro. Balanzoni perde palla, gliela riconquista Zanini. Meini per Mercante che non tira giustamente, poi Divaz tira lui dall'angolo, sbaglia il rimbalzo di Zanini perché due giocatori di Omegna si tolgono la palla dalle mani. Cipriani ci riprova dalla lunga, sbaglia. Montecatini 0 su 3 da 3 punti.
ma sono stati tutti ottimi tiri. Balanzoni contro Meini, arriva da doppio di Cipriani, Arrigoni va a sbattere contro il muro, poi l'ultima a toccare, ancora però la palla termina nelle mani di un giocatore di Omegna, poi alla fine Balanzoni riesce con grande mestiere a segnare. Zanini già dall'altra parte, riceve da Meini, canestro in contropiede di Montecatini, difesa di Omegna tutta girata di spalle, 6 pari. Scali per Balanzoni, spalla canestro contro Divaz, si prende il centro dell'aria, lo sbaglia a tiro, rimbalzo è per Divaz e poi Meini, Milos fa quel che può in difesa su Balanzoni. Cipriani, Mercante prova la penetrazione, Cipriani ha spazio per il tiro da 3 punti, sbaglia, rimbalzo ancora per Balanzoni, non c'è gara nel pitturato. Grande, poi Arrigoni, ottima circolazione di palla, arriverà un canestro sicuro, sbaglia da Alessandro. Cipriani spinge la transizione, raddoppiato, chiude il palleggio, Meini per Mercante che dovrebbe battere uno contro uno, Balanzoni poi commette il fasone dei passi, a mio avviso inesistente. Entra Francesco Galli, esce Cipriani, coach Tofoni cerca di allungare la sua panchina. Vediamo l'impatto sulla gara di Francesco Galli, 6 pari. Finora dopo 5 minuti di gioco, Montecatini ha sprecato però diverse occasioni per andare anche in vantaggio. Galli entra in partita con un fallo su Grande, lo spedisce in lunetta. È arrivata una munizione adesso per la panchina di Montecatini. Forse per proteste. Esce Divas, entra Vita e come potete intuire dai fischi del Palatemme è entrato a campo anche Rizzitiello oltre a Di Emidio. Realizza il primo Grande. Sbaglia il secondo Grande, per ora dalla lunetta Omegna non sta tirando benissimo. Di Emidio che marca Meini. Vita riceve il pallone, scambia con Galli. Galli vorrebbe rendere la palla a Vita, ma c'è il tocco di piede di Balanzoni. 10 secondi per andare al tiro per Montecatini. Rimessa per Mercante, arriva Meini, bisogna organizzare qualcosa, sono 14 i secondi, bella palla di Meini per Vita che va a realizzare e subisce anche fallo. Joseph Vita che ha avuto la freddezza di andare a tirare nonostante il fischio, il fallo di Grande. Sbaglia il secondo Vita, il libero, scusate, aggiuntivo Vita. Vantaggio Montecatini 8-7. Da Alessandro per Rizzitiello che riceve, si gira, tira e va a realizzare dedicando il canestro alla curva che lo contesta. Meini lunga per Mercante, dall'angolo sbaglia, rimbalzo di Balanzoni che taglia fuori con facilità Vita.
quasi palla recuperata da Zanini, ma il recupero non si concretizza. 14 secondi per il tiro di Omegna, 3:35 per chiudere il primo quarto. Balanzoni, grande, vorrebbe tirare da una decina di metri, ci ripensa. Grande, ancora 3 secondi, grande, terzo tempo camellato, sbaglia, rimbalzo di Balanzoni contro Vita. Balanzoni subisce fallo, lo fa vedere anche molto bene, fallo di Vita. Sbaglia il primo libero Balanzoni. Sbaglia anche il secondo. Balla per Montecatini. Rimessa per Mercante, che dà la palla a Galli. Meni fa la guardia in questa azione, è entrato anche Stepanovic al posto di Zanini. Meni scarica per Stepanovic e ribalta per Galli, che fa il passo indietro da 3 punti, fallo di Rizzitiello su Francesco Galli, che ha sbagliato il tiro, ma avrà 3 tiri liberi. Avvertimento anche per Salvemini, coach di Omegna. Galli sbaglia però il primo libero. Non è che fra tutte e due le squadre tirino bene. 1 su 7 da lunetta per Omegna, 1 su 3 adesso per Montecatini. Galli 2 su 3, ovviamente l'1 su 7 di Omegna impedisce ai piemontesi di avere un vantaggio più cospicuo. Adesso fallo di Meini su Di Emidio, Montecatini ha già commesso 7 falli, esce Meini, entra Nicoli, cambia tutto il quintetto, coach Tonfoni è rimasto del quintetto iniziale, solo Mercante. Di Emidio Lenita con 2 liberi. Di Emidio, primo giocatore di Omegna a fare 2 su 2, alza un po' la percentuale dalla lunetta degli ospiti a 3 su 9, vantaggio Omegna, ma un solo punto, 11-10. Mercante prende la linea di fondo, si infila un ginepraio, va a tirare, sbaglia, rimbalzo, lo cattura lui stesso, Nicoli controlla per Galli, poi Mercante ci riprova dall'angolo, Jacopo Mercante, primo canestro da 3 punti. Di Montecatini dopo 6 tentativi, più 2, Rizzitiello da 3 punti, lungo, rimbalzo di D'Alessandro, stoppato da Stepanovic, potrei dire Stoppanovic in questa occasione. Ottima azione difensiva per Arso Stepanovic, rimessa per Montecatini, 20 secondi per andare al tiro, esce Galli, Galli arriva al blocco di Vita, raddoppiato, Galli vorrebbe dare la palla
a un compagno, trova Stepanovic, vorrebbe dare la palla a Vita, arriva spalla a canestro per Arzo contro Arrigoni, Arzo, Vita, lotta come un leone, appoggio al tabellone, il suo quarto punto, massimo vantaggio a Montecatini, 15-11. Diemidio, grande, ancora Diemidio, Diemidio va dentro, si arresta, tira, realizza, ottimo impatto sulla partita, Diemidio, un minuto e mezzo, Galli va dentro, no, ci ripensa, arriva blocco di Vita, poi scambia con Galli, Vita, ribaltamento a 1000 all'ora per Mercante, corto il tiro, rimbalzo di Arrigoni per Rizzitiello, ora grande, fallo ora di Stepanovic su Rizzitiello, ottavo fallo di squadra per Montecatini. Omegna che ha fatto solo 4 canestri dal campo, è andata in lunetta poi 9 volte, quasi un record, andiamo alla media di 36 tiri liberi. Rizzitiello 2 liberi, realizza il primo Nelson Rizzitiello. Anche il secondo dentro, sono 4 punti di Rizzitiello, mini break di 4-0 per Omegna che impatta a quota 15. Vita, Galli scivola, Vita non riesce a ricevere, poi arriva il fallo del numero 8, Scali, solo il terzo fallo di squadra per Omegna. Montecatini ne ha già, se ne è già visti fischiare 8. Nicoli per Galli, arriva blocco di Vita, Galli gira tutto il campo, poi consegna la palla nelle mani di Rizzitiello, tentava di scaricare su un compagno, palla persa per Galli, ancora Diemidio, palla per Scali da 3 punti, realizza, vantaggio Megna, parziale di 7-0 per la squadra ospite. Ora c'è il fallo di Vita, ultima azione del primo quarto per Omegna che ha 24 secondi puliti o quasi. Zona per Montecatini, Diemidio gioca ovviamente con calma l'ultima azione. Rizzitiello spara da 3 punti, realizza. E concretizza il parziale di 10-0 con cui Omegna chiude il primo quarto, 21-15.
L'impatto di Nelson Rizzitello ha cambiato molto alla partita della Paffoni, che dopo essere andata sotto di 4, 15-11, trascinata dalla bomba e i due liberi dell'ex giocatore di Montecatini, è andata a più 6, un parziale di 10-0 che ha chiuso il primo quarto. Galli, Mercante, Nicoli, Stepanovic e Divas in campo per Montecatini. Quintetto che ha chiuso il primo quarto anche per Omegna. Galli deve inventare qualcosa, Mercante, passi. È sempre il solito che gli fischia i passi. Cerca di allungare Omegna, Scali per Arrigoni, marcato da Nicoli, ribalta per D'Alessandro che va sotto e riesce a realizzare nonostante un fallo evidente non fischiato. Stepanovic per Galli, Galli palla persa, negativo l'impatto di Francesco Galli nonostante il fallo sul tiro da tre punti, poi due palle perse e due falli. Arrigoni per D'Alessandro da tre punti, ottima circolazione di palla e Omegna scappa. 26-15, time out di coach Tonfoni. Riprende il gioco dopo il time out di coach Tonfoni, è entrato in campo Guidomini, è uscito Galli, non esattamente una partita finora memorabile per Francesco, fallo alla difesa di Omegna, rimessa per Montecatini che non segna da tempo immemorabile. Meini va dentro, triplicato, palla persa, no, recuperata da Mercante che fa colla fuori per Meini, poi Divaz, poi Nicoli a bere il braccio per un buon tiro, lo sbaglia, rimbalzo catturato da Arrigoni, la palla gli cade letteralmente in mano. Di Emidio per Rizzitello, poi Arrigoni, Scali. Va al tiro Scali, la palla si arrampica sul ferro, ma esce, rimbalzo di Divaz. Stepanovic per Meini, riceve una bella palla da Meini, Arso e va a subire fallo. Andrea Netta con due liberi. Thank you.
sbaglia il primo Stepanovic, ne ha un secondo. Realizza il secondo, rompe il ghiaccio Montecatini. Dopo quasi 6 minuti senza segnare, scali per Rizzitello contro Nicoli, ribalta per D'Alessandro, sbaglia il rimbalzo di Nicoli, servito da un giocatore di Omegna, bella palla per Mercante che va a realizzare in contropiede, bella assist di Nicoli. Meno 8 per Montecatini. Di Emidio per Rizzitello che pesca la riga di fondo, la riga laterale. Time out stavolta chiamato da Salvemini, coach di Omegna, sul 26-18 per gli ospiti, 7-23 per l'intervallo lungo. Riprende il gioco con Montecatini in attacco, Nicoli, ottima ricezione, Grande aveva provato a intercettare il pallone senza successo, Mercante riceve da Nicoli, va dentro Mercante, tiro classico di Mercante a Cameriere, quarto punto consecutivo di Mercante. Parziale di 5-0 Montecatini. D'Alessandro per Arrigoni. Arrigoni sbaglia, rimbalzo di no, che fortuna maledetta. Si sono tolti la palla dalle mani Divac e Stepanovic. Ha ringraziato D'Alessandro segnando il 28esimo punto per Omegna. Ora palla recuperata da Di Emidio, persa da Meini. Grande, bel recupero di Mercante sulla palla persa di Grande. Mercante, sesto punto consecutivo. Mercante che sale in doppia cifra di Emidio. Arresto, tiro, sbaglia, rimbalzo è di D'Alessandro, Grande da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Meini. Mercante da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di D'Alessandro, fallo in attacco di Stepanovic. Primo fallo per Montecatini. Mercante 9 punti. Escono proprio Mercante e Stepanovic, rientrano Cipriani e Zanini. 28-22. Montecatini cerca di restare in partita. Di Emidio, Rizzitello, D'Alessandro, Arrigoni, Grande da 3 punti. Ottima circolazione di palla. Più 9 per la Paffoni.
Zanini per Meini che prova a replicare, sbaglia, rimbalzo di Arrigoni. Grande per D'Alessandro, Arrigoni, Rizzitello, D'Alessandro, si libera bene di Cipriani, palla nella mano giusta, fallo di Arrigoni su Zanini, terzo fallo di squadra per Omegna, torna a più 11 la Paffoni. Rientra Balanzoni, esce Arrigoni. Cipriani per Meini, sempre Franco bollato da Di Emidio. Cipriani si trova davanti a sé D'Alessandro, molto più grande, grosso di lui. Cipriani si va a prendere due liberi. E il fallo del numero 14, Balanzoni credo. Bonus esaurito da Omegna per la prima volta. E Cipriani si accomoda in letta con due liberi. 4:32 alla fine. Primo assegno. Anche il secondo. 33-24. Per chi attacca, Di Emidio, grande. Rizzitiello da tre punti e in tre esce, sfortunato la circostanza. Rizzitiello, Cipriani, rimbalzo era di Zanini, Di Emidio ancora e dappertutto. Esce Nicoli, rientra Mercante. Meini per Cipriani, Zanini per Divaz, fallo in attacco. Fischio disapprovato da tutto il Palaterme. Palla persa per il fallo in attacco di Miloš Divac, grande per Balanzoni, Di Emidio, grande Rizzitiello, poi Balanzoni, la coperta è troppo corta, le rotazioni non arrivano puntuali, Balanzoni si trova libero, segnale il più 11, Divac, fallo non fischiato, contropiede per D'Alessandro, che tocca per l'ultimo pallone, la rimessa è per Montecatini. Addirittura Mercante aveva dichiarato all'arbitro di averla toccata lui, l'arbitro dice no, guarda, è toccata e scivolato sul pantaloncino di D'Alessandro. Vediamo dopo il time out di Tonfoni a chi verrà assegnata la rimessa. Thank you.
Riprende il gioco qui al Palaterme, 3-23 per chiudere il secondo quarto. Omegna in vantaggio di 11 punti. Montecatini prova a restare attaccata alla partita. Stepanovic per Mercante, che si muove bene sul pelo, realizza un gran bel canestro. 11 per Mercante. Grande. Gira dentro all'area, poi esce, si trova davanti Stepanovic. Mercante prova, grande prova a batterlo, poi si guadagna due liberi. Due liberi in arrivo per Grande. Realizza Alessandro Grande, per lui 4 punti, 12° tiro libero per Omegna. Assegno anche questo, ancora più 11, 37-26, parziale del quarto è 16-11 per la squadra ospite, che ha preso decisamente il controllo della gara. Montecatini prova a resistere grazie a Mercante, che però sbaglia stavolta, forza un po' la conclusione. Balanzoni lavora a spalle a canestro di Emilio Rizzitiello, da tre punti, sbaglia, rimbalzo di Balanzoni che va a realizzare, scusate, da Alessandro, uomo ovunque di Omegna. Meini stoppato, recupera rimbalzo Stepanovic, Divac sbaglia, rimbalzo per Balanzoni. Grande ubriaca di palleggi dei giocatori di Montecatini, poi tira e sbaglia, rimbalzo di Zanini, Meini. Mercante, 6 secondi per andare al tiro, fallo di Rizzitiello, due liberi in arrivo per Jacopo Mercante, assolutamente migliore in campo per Montecatini. Galli per Meini, time out chiamato da Salvemini. C'è stato un problema con lo speaker. Mercante, lunetta con due liberi, sbaglia il primo.
secondo assegno per Mercante, entra Cipriani. +27 più 12 per Omegna. Falla in attacco per Rizzitiello, che ha provato a liberarsi di Galli. Esce Rizzitiello e entra Arrigoni. Rizzitiello è il secondo fallo, terzo fallo. Cipriani supera la metà campo. 1:03 per chiudere il secondo quarto. Vediamo se Montecatini riesce ad arrivare a una distanza accettabile. Un cross di Cipriani dalla lunga, non è sicuramente di Zanini, scusate, non è certamente pane per i suoi denti. Balanzoni si libera bene di Stepanovic e appoggia al tabellone. Stepanovic contro Balanzoni, subisce fallo e dalla netta con due liberi. Realizza il primo. Secondo per Stepanovic, 2-2. Per lui è il terzo punto, tutti dalla lunetta. 21 secondi, Montecatini avrà l'ultimo tiro di questo secondo quarto. Fallo di Balanzoni su Cipriani, non fischiato, però il fallo su Balanzoni, quello di Zanini, viene fischiato. Secondo fallo per Zanini. Balanzoni per ora, per lui 6 punti. Realizza il primo Balanzoni, che per ora dalla lunetta aveva 0-4, 2-2. Entrano per Omegna Carnaghi e Nzie per la prima volta in campo. Montecatini in campo, Mercante e Meni per questi ultimi 14 secondi prima di andare all'intervallo lungo. Omegna c'entra con 14 punti di vantaggio. Vediamo se i rossoblù riescono a limare qualche punto. Cipriani per Divaz, 4 secondi, bisogna tirare. Divaz poi dal tabellone sbaglia un facile tiro e si va all'intervallo con Omegna in vantaggio di 14 punti, 43-29. Ci risentiamo per il terzo quarto.
Riprende il gioco qui dal Palaterme con il punteggio di 43-29 a favore di Omegna. 9 partita iniziata adesso con Omegna che ha preso il vantaggio a cavallo fra il primo e il secondo quarto con un passaggio di 15-0 e poi si è mantenuta sui 9-11 punti. Questo è il massimo vantaggio maturato proprio sulla fine del terzo quarto, del secondo quarto. Joseph Vita inizia il terzo quarto con un bel canestro da sotto, 43-31. Arrigoni per D'Alessandro da tre punti, è stato lui l'uomo determinante per segnare i canestri che hanno tenuto lontano Montecatini. Anche stavolta la storia si ripete, sono 14 sui punti. Vita riceve, stoppata di D'Alessandro, pulita. Arrigoni per Grande, ora c'è il massimo vantaggio sulla tripla di D'Alessandro. Arrigoni, a segno Arrigoni. Ha segnato, ha aspettato il minuto 22 Arrigoni per segnare il primo canestro della sua partita che vale il massimo vantaggio per Omegna, più 17. Ora c'è un guasto tecnico ai 24 secondi, non c'è veramente pace in questo palazzetto. La società dovrà mettere i 24 secondi a terra. Si riparte, è stato riparato il guasto dai solerti dirigenti di Montecatini. Meini da tre punti, 5 punti per lui, riporta a meno 14 Montecatini. Si parla sempre di una partita in mano ai giocatori ospiti, fa l'ora di Vita. Ora la curva dei Old Lions si è svuotata, sono tutti scesi giù. Cartello inequivocabile, fuori le palle, ma probabilmente non è contro uno squadrone come Omegna che può partire questa... mini contestazione. Gli tifosi hanno deciso così, la classifica purtroppo non invita all'ottimismo, ma Omegna, squadra che gioca per vincere il campionato, e seconda dietro a Firenze, capolista in battuta, Grande da tre punti, Vita ancora a segno. Balanzoni sbaglia, rimbalzo di D'Alessandro,
Grande fa cadere la palla addosso a Zanini, riconquista la sfera con 5 secondi da giocare. L'errore di Omegna, fallo su Meini. Zanini riceve da Meini, sbaglia, rimbalzo catturato da Balanzoni con Vita che provava a contrastarlo. Troppo facile il pallone di Grande per Arrigoni. Partita che rischia di deflagrare. Mercante sbaglia. Ancora Arrigoni, spalla canestro su Meini. Grande, uscito dal campo col piede. Meini per Galli, Galli per Zanini, fuori per Galli, Mercante, tiraccio di Mercante, sbaglia, rimbalzo di Arrigoni. Ancora Arrigoni, arriva la palla ad Alessandro. Poi Balanzoni, fallo su Balanzoni. 53-36. Ancora Grande da tre punti, Grande. Secondo tempo che è iniziato alla grande, è il caso di dirlo, per Alessandro Grande. Sta seminando sconquassi nella difesa di Montecatini, ma parliamo di un'autentica corazzata. Rossoblu non hanno resistito 8 minuti. Stoppata di Balanzoni su Galli. Undici per Grande, 14 per D'Alessandro, 10 per Balanzoni. Mercante supera D'Alessandro. Fallo tecnico ora a Mercante per proteste. Per Mercante è il terzo fallo. Grande realizza il libero previsto dal tecnico. Ora rimessa per Omegna. Bonus esaurito ovviamente da Montecatini. 5 minuti alla fine del terzo quarto. Arrigoni per Balanzoni, poi Scali sbaglia da tre punti, rimbalzo per Montecatini.
Zanini prova a battere a rigore che lo stoppa. Rimbalzo di Baranzoni. Arrigoni si butta dentro, tanto sa che gli verrà fischiato un fallo. Time out per coach Tofoni sul 57-38 per Omegna, 4:20 dalla fine. Arrigoni sbaglia il primo libero, ne ha un secondo. Il secondo va dentro per il capitano della Paffoni. Bella palla di vita per Mercante, però arriva all'ultimo momento il tocco di un giocatore di Omegna. Recupero per Di Emilio. Arrigoni per Scali, un'acrobazia vincente per Scali. Il vantaggio di Omegna sta subendo proporzioni abissali, più 22. Modricatini in questo quarto finora ha segnato 9 punti, 11 con questo calcio di vita, suo sesto punto in questo quarto. Scali, 3 punti, frontale, sbaglia, rimbalzo di Mercante. Primo fallo di squadra, terzo fallo di squadra adesso per Omegna. Lo commette Di Emilio. Esce Mercante. È entrato Cipriani. Bella palla di Meni per Vita, sbaglia da sotto. In basso di Arrigoni. Scali, Di Emilio, Rizzitiello, Arrigoni, 8 secondi per tirare. Di Emilio da 3 punti. Di Emilio sbaglia, rimbalzo di Arrigoni che serve grande, grande, prova a battere Galli, poi cerca di giocare 2 con Arrigoni, la palla va a Rizzitiello che serve poi Arrigoni, c'è il fallo di Galli che spedisce in lunetta. Arrigoni in lunetta, realizza. Due su due per lui,
grande terzo quarto di Arrigoni, che con D'Alessandro e Grande hanno segnato i canestri del lungo di Omegna, chiudendo di fatto una partita che probabilmente era già chiusa alla fine del secondo quarto sul punteggio di 43-29. Arrigoni continua il suo show, fallo in attacco per Arrigoni. Stepanovic per Vita in campo. Meini per Stepanovic, Meini da tre punti, realizza il capitano. Un minuto e 45 per chiudere il terzo quarto. Vizzitello netta con due liberi dopo un fallo subito. Realizza Vizzitello, determinante per l'allungo di Omegna nel secondo quarto. La palla di Meini per Stepanovic, ma l'ultimo a toccare è proprio Stepanovic. Dato campo anche Carnaghi, giovane Carnaghi per Omegna. Fallo di Cipriani su Di Emidio. Di Emidio realizza entrambi i liberi, 66-43. Montecatini in attacco con Meini, arriva il blocco di Stepanovic. Difesa di Omegna ai limiti della perfezione, Galli sbaglia, l'ultimo a toccare Stepanovic. Cipriani non riesce a mantenere il pallone in campo. 54 secondi alla fine, si profila la sesta sconfitta stagionale per Montecatini, 3 in casa e 3 fuori. Rizzitello va fino in fondo, subisce fallo, va in lunetta con due liberi. Tanto Salvemini fa riposare un po' i titolari, esce Arrigoni, entra Nzi. Mentre il pubblico continua a offendere Rizzitello, lui continua a segnare imperterrito. Per lui sono 11 punti. Cipriani da 3 punti realizza. 10 per Rizzitello, scusate.
Vediamo cosa disegna Omegna per l'ultima azione, la sua ultima azione del terzo quarto. Bella predazione di Grande, va a stopparsi nel tabellone. Meini deve tirare, tira, fallo, fallo, fallo di Bertrand Zia, assolutamente inutile, a tempo scaduto, che spedisce Meini lunetta con tre liberi. Fallo assolutamente ingenuo. Vediamo il capitano se riuscirà a convertire tutti e tre i liberi. Per ora i primi due sono dentro. Anche il terzo, 3 su 3, che fa chiudere il quarto sul 49-68, con Montecatini che ha segnato 20 punti in questo quarto. Omegna però ne ha segnati 25, quindi difesa rossoblu un po' da rivedere. Meini, Nicoli, Mercante, Divaz e Cipriani in campo per il Montecatini in questo ultimo quarto. Meini prova a tenere un po' aperta una piccola porta, però sbaglia il tiro da tre punti. L'ultimo a toccare è Nicoli a rimbalzo. Grande per Di Emidio che è in campo con D'Alessandro, Rizzitiello e Nzi. Rizzitiello spalla canestro su Meini, fuori per Di Emidio che deve tirare. Rizzitiello tira, sbaglia perché stavano scadendo i 24 secondi. Fallo ora per Di Emidio.
rimessa in zona d'attacco per Mutecatini. Meini cerca un varco, Divas a sua volta ne cerca un altro, bel semicalcio di Divas, però sfortunato nella circostanza. Grande contro Divas, cerca spazio per un tiro di Emidio da tre punti, sbaglia, rimbalzo di Nicoli, fallo di D'Alessandro a rimbalzo. È finito il tempo di Bertrand Zee. Salvemini mette le cose a posto inserendo Balanzoni. Montecatini attacca per provare a rimettersi a meno 17 o a meno 16. Mercante contro Rizzitello, sbaglia però. Rizzitello sbaglia, rimbalzo di Meini. Nicoli da tre punti, sbaglia anche lui, rimbalzo di Rizzitello. Grande. Balanzoni ancora grande, vorrebbe la palla da Alessandro, invece la riceve Rizzitello, ma c'è fallo di Meini. Anzi no, infrazione di 3 secondi credo. La palla comunque torna nelle mani di Montecatini. Esce Divas e rientra Vitasadi. Meini per Sadi ancora. Meini, Franco Mullato, bella palla per Sadi, fuori per Cipriani da tre punti dall'angolo. Dipende, no, non lo prende perché è più lesto di lui grande. Tre occasioni sprecate per Montecatini per tornare a meno 16 o a meno 17. E Balanzoni rimette tutto a posto con canestro e fallo. Fallo di Vita. Sbaglia Balanzoni, voleva andare anche a prendersi il rimbalzo, ma c'è infrazione. 7 minuti alla fine di questa partita. Si avvia stancamente alla conclusione con il punteggio che vede Omegna abbondantemente in vantaggio, 70-49. Ancora 50 punti difficili da raggiungere per Montecatini. Vita ora realizza, le realizza lui. Miglior prestazione stagionale per Vita Sadi, ma arriva in un momento in cui siamo in vantaggio di 20 punti, quindi ha un peso specifico molto relativo. Grande, 6 secondi per tirare per Omegna. Grande dovrà forzare, arriva fino in fondo, sbaglia il tiro, l'ultimo a toccare un giocatore di Omegna. ...6:25... Meini per Vita, fallo prima del tiro di Grande. Grande.
Rientra Scali per Omegna. È uscito Grande. Cattiva ricezione per Cipriani, che comunque rimedia. Meni, tiro da tre punti forzatissimo del capitano. Fallo tecnico alla panchina di Omegna. Meni 14 punti. Salvemini protesta perché secondo lui c'era un fallo in attacco sul canestro da tre punti di Meni. Cipriani libero, realizza. ...70-55... 6 minuti alla fine. D'Alessandro, Balanzoni, triplicato De Midio, Scali solo sotto canestro. È chiaro che se si va a triplicare un giocatore in post basso, per la matematica dice che ce n'è uno che rimane solo degli altri. Cipriani, Nicoli da tre punti corto. Diemidio per Scali. Balanzoni, fallo su Balanzoni. Lo ha commesso il 15, ovvero Cipriani. Per lui è il terzo fallo. Balanzoni sbaglia il primo. Realizza il secondo. Cinque minuti alla fine, meno 18. Cipriani prende la mira, spara, sbaglia, rimbalzo di D'Alessandro. Montecatini 5 su 23 da tre punti. Scali prova a chiudere definitivamente la partita. D'Alessandro ci pensa lui, marcato da un piccolo, raggiunge quota 16, 25 di valutazione, anche 10 rimbalzi per D'Alessandro, partita a tutto tondo. Meini da tre punti, sbaglia, rimbalzo di Mercante che sbaglia anche lui, rimbalzo ancora di Vita che lotta, Mercante da tre punti, realizza. Adesso merito di Vita che ha lottato su questo rimbalzo. D'Alessandro ancora, scusate, Balanzoni sbaglia, rimbalzo di Mercante. Meini per Cipriani che va dentro. Bella palla per Vita che si libera di Diemidio, subisce fallo, realizza e avrà libero supplementare. Time out chiamato da coach Salvemini sul 75-60, 3:39 dalla fine.
sbaglia libero supplementare Vita, 3:35. Rizzitiello, fallo di Mercante. Quarto fallo di Mercante. Bonus non ancora esaurito da Montecatini. Rizzitiello. Forza, sbaglia, va a prendersi il rimbalzo, ma esce vincitore Cipriani. Mercante, Galli da tre punti dall'angolo, spigolo del tabellone. Attacco di Demidio, 6 secondi, Demidio ancora col pallone in mano, poi alla fine serve Balanzoni che dalle sotto è una garanzia. Time out per coach Tonfoni, 77-60 per Omegna. Riprende il gioco con Scali che marca Meini, 2:35, 77-60 per gli ospiti. Firenze questa settimana riposava, fallo di Scali con Galli che va in lunetta con due liberi. Galli a segno col primo libero. Diciassette per Mercante, 14 per Vita e Meini. Prestazione solida per Vita, 7 su 8 al tiro, 4 rimbalzi. Peccato che è arrivata nel contesto di una netta sconfitta casalinga, ma sono le guardie a mancare all'appello. Quinto fallo per Vita, esce Rieta Divaz. Persa da De Video che rischia di rompere il led, 2 minuti alla fine. Montecatini che rimane ancorata al fondo della classifica. Torrenova sta perdendo, quindi rimane a 2 punti. La situazione ovviamente non è per niente rosea, anche perché domenica arriverà un'altra trasferta
a dir poco proibitiva a Samminiato, squadra che sta triturando in questo momento. Borgo Sesia. Due su due per Galli, che sta facendo bottino dalla lunetta. '77-64. Torrenova e Valsesia rimangono a quota 2. Oleggio, che ha vinto ieri, va a 4. Alessandria a 4, Luca va a 6 e raggiunge il capo d'Orlando. Li stiamo ancorati a 0 punti. Purtroppo. Attacco Megna con Rizzitiello, che deve tirare lo scadere. 24, sbaglia, rimbalzo indovinato un po' di D'Alessandro, che però perde palla. Meni, Galli cerca di riscattarsi da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Rizzitiello. Fallo di Divaz, inutile, assolutamente inutile. Spedisce Rizzitiello in netta. Rizzitiello chiude con 1 su 7 da 3 punti, ma 6 su 6 liberi. 18 su 35 da 2 per Omegna e 7 su 22 da 3. A rimbalzo 43 a 35. Sbaglia primo libero Rizzitiello. Il secondo è dentro. Alto time out di Tonfoni. A 1 minuto e 11 dalla fine, con la partita saldamente in mano di Omegna. Prossimo appuntamento in casalingo per Montecatini è domenica, fra due domeniche arriverà in casa Capo d'Orlando. Sarà la prima di 4 partite un po' più abbordabili, dove veramente si potrà vedere il valore di Montecatini. Capo d'Orlando, Alba, Borgo Sesia e Alessandria nell'ordine. 4 partite dove i rossoblù devono puntare a fare filotto per cercare di tirarsi fuori dalle sabbie mobili. E chissà che da qui alle prossime partite non ci sarà anche qualche novità in roster. Meni per l'ultimo minuto di questa partita contro Balanzoli, gli tira in faccia e realizza. Sono 17 punti di Meni, Montecatini meno 11, almeno la faccia è salvata. Fallo su Balanzoni. Fallo di Cipriani, è il quarto. Realizza entrambi i liberi Balanzoni, che poi recupera anche pallone su Meini. Omegna espugna il palaterme per coach Salvemini. La prima vittoria d'allenatore in questo palazzetto dopo 4 sconfitte negli ultimi 2 anni, che sono valse la mancata promozione in A2. Balanzoni
realizza il suo 17esimo punto. Entra Lepori per Montecatini, esce Meini, mette in campo anche la sua panchina coach Salvemini. Applausi da tutto il Palaterme per il capitano, miglior realizzatore con Mercante della partita, della squadra, mentre D'Alessandro top scorer. Partita sontuosa, 8 su 11 al campo, 12 rimbalzi, 3 assist, 29 di valutazione per il giocatore di Omegna. Mercante prova, rimbalzo di Cipriani che deve tirare, sbaglia, finisce qui con Montecatini che subisce la sesta sconfitta consecutiva. Omegna vince 82 a 67 qui al Palaterme, 17 punti per Meini e Mercante da una parte, 18 per D'Alessandro, 17 per Balanzoni dall'altra. Da Raffaello De Maio tutto, un saluto a Matteo Barcellini a casa, a Andrea Ferrati regia, a voi tutti per l'ascolto, appuntamento alle prossime partite su TVL Sport TVL.